Iniziare in questo istante il quarto match di giornata tra il Benfica e gli amici di Ciccio, valevole per la Lega Statale. Benfica in consueta maglia bianco-blu, amici di Ciccio in maglia blu. Marchi va a fare aspettare con dell'Elce. Alla meglio del calcio del Benfica, fasi concedere il match, ruba palla con il numero 22. Palla per Chiesa, Chiesa! E sblocca il punteggio, 1-0 sull'assist di Santoro, brava a rubare palla. E match che si sblocca. Chiesa, posizione più arretrata rispetto al solito. Dell'Elce, scarica tutto a destra, in fuori di Santoro. Santoro cerca di allargarsi. Ancora dell'Elce. Marchi sporca il pallone, ma lo riconquista Morpurgo per dell'Elce, Marchi lo riconquista, nella ripartenza, ma dell'Elce ci ruba il pallone, il tiro! Risponde presente, però, Di Benedetto. Parentro sporcata, dell'Elce, chiede palla a Chiesa, la fa ribalzare, per la domestica in qualche modo, ma devono avversare il destro, la traversa, che sfortuna qui per Chiesa. Marchi prende la rincorsa, la conclusione, palla canestra lì respinta in qualche modo da Belvedere, quindi calcio d'angolo. Messatore in zona d'attacco, ragazzi, maglia bianco-blu, riconquista palla però Santoro, ripartenza, sono in 2 contro 1, Santoro alza la testa e cerca perciò Morpurgo si allunga dopo il pallone, quindi calcio d'angolo. Santoro alla lunetta. Chiede il pallone Candiani, va al cross invece il numero 22, il colpo di testa e palla sull'esterno della rete. Becic, sono originale, porta palla a Becic, viene fermato però e finisce in questo stato il primo tempo di gol del punteggio, amici di Ciccio 1, Benfica 0. Ripreso da qualche istante il secondo tempo del match dagli amici di Ciccio il Benfica, ricordo il punteggio amici di Ciccio 1 Benfica 0. Ok, no, tranquillo. Più che altro che dotati le classifiche, sì. Ok. Sai che da casa ci chiedo di attenzione, la conclusione al 2-0. E lui è la spia nel fianco, Morpurgo, che lui è il Ciccio degli amici di Ciccio. Ok. Marchi prende la rincorsa al destro, in qualche modo respinge Belvedere che sta dimostrando un portiere con la P maiuscola. Sì, poco incisivo, non parlerei di concretezza perché non mi sembra che abbia avuto grosse occasioni, però un po' più di mordente ci vuole, quando si fa fatica a imbastire l'azione, a creare occasioni ci vuole, come dire, un po' più di attributi. No, dicevo, se Marchi è sempre lui, Becic, buon bene. Palla dentro intanto per Morpurgo! E il gol su assist di Santoro, il 3-0. Eh sì, implacabile in questo caso Morpurgo. Dell'Elce. Comunque amici di Ciccio, Francesco, per me hanno fatto un partitone quest'oggi. Forma palla lì! E c'è il 4-0, meritato di Santoro, dopo il 2 assist va a farsi anche la soddisfazione di scrivere il suo nome sul tabellino, 4-0 e match virtualmente in cascina. Sembra 3-2 per le vecchie. Esatto, ma amici dice sempre la squadra che una volta che ha capito che Ana si desfida da queste parti. Santoro dentro per la conclusione, il 5, minchia, lo devo dire per Morpurgo. Direi anche Assis ha fatto un leggero dribbling, però un suggerimento perfetto. Non impressionisce più tanto Belvedere. Infatti i moschettieri sono diversi rispetto ai tre tenori, perché i moschettieri sono due ali più la punta centrale, i tre tenori invece c'è il... No, eccezione, il 6-0 intanto. Cioè uno dei tre segna oramai, una volta segno io, una volta segni te. Marchi. Destro! 6-1. Trasformazione implacabile per il bomber del Benfica, ancora qualcosa da dire, Gendirini, volevano infatti i giocatori degli amici di Ciccio il gioco pericoloso. Siamo qui per il Benfica con Genderini, una brutta sconfitta 6-1, una squadra che non è sembrata mai in partita. Cosa vi è successo? Il primo tempo abbiamo finito sull'1-0 per loro, abbiamo preso una traversa, ci hanno dato un gol, vabbè,
però al secondo tempo siamo scoppiati e hanno fatto una valanga di gol. Correvano di più, avevano più tecnica, avevano più fisico ed erano più forti. Torniamo proprio sugli episodi, il gol annullato sul calcio di punizione di Marchi, poi la valle del pari, c'è stata una sfida sul portiere. Sul primo tempo l'abbiamo giocata, poi ora più forti e al secondo tempo sono usciti. Il calcio di rigore invece ha subito tu il tocco sull'uscita del portiere. Sì, lui mi ha preso, io non so se ho preso la palla o no, però lui mi ha preso. La classifica a questo punto si fa dura, bisogna assolutamente vincere le prossime. Va bene. In bocca al lupo a Gendrini. Grazie, allora. Grazie. Siamo qui con Santoro per gli amici di Ciccio, risultato netto 6-1. Sì, tutto bene, una vittoria non dico facile, ma comunque ci prepariamo alla partita più difficile, poi abbiamo detto che è l'ultima, tipo, contro Cantera. La Cantera che è già qualificata, tutto il giorno, quindi prepariamo sì. Quella e poi ne abbiamo un'altra, che non mi ricordo bene. Però ci siamo quasi, dai, siamo... Sì, no, vero, ma non dovremmo essere passati, cioè, nel senso, tocchiamoci però. Complimenti al Tridente oggi, tutti e tre in gol, doppietta tua, di Chiesa e di Montpurgo, praticamente. Li ha segnato tutti, dai. Tutti e tre davanti, tre moschettieri hanno colpito. Speriamo. E ringraziamo, grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima.